La Bibbia per insegnare a leggere e a scrivere è il metodo di una chiesa avventista brasiliana che combatte così l'analfabetismo. La gestione dei confini è il tema del 7° convegno sulla relazione d'aiuto in programma il prossimo ottobre a Poppi. Studenti, scienziati e ricercatori hanno partecipato alla conferenza europea dell'Istituto di Ricerca Geoscientifica della Chiesa Avventista, un'occasione per parlare di fede e scienza. Benvenuti a una nuova edizione del videogiornale avventista. Imparare a leggere con la Bibbia. Siamo nel XXI secolo, eppure nel mondo ci sono ancora 765 milioni di giovani e adulti analfabeti. Lo ha ricordato l'UNESCO l'8 settembre, nella Giornata Internazionale dell'Alfabetizzazione. La Chiesa Avventista è attiva con vari progetti per assicurare questo diritto fondamentale. Oggi ricordiamo due progetti in Brasile. Nella città di Pranalcina, gli avventisti organizzano corsi serali per adulti. La particolarità è che usano la Bibbia come libro di testo. Così, oltre a imparare a leggere, gli studenti ricevono insegnamenti che trasformano la vita. In un'altra città si svolge il progetto Alfabetizzazione con Gesù, rivolto ai senza tetto e alle persone alcolizzate. Il progetto ha anche un respiro sociale e di accoglienza. 7° convegno sulla relazione d'aiuto. Dal 18 al 20 ottobre torna il convegno sulla relazione d'aiuto, giunto alla sua 7ª edizione. Organizzato dal Dipartimento della Famiglia, si terrà nel centro Casuccia Visani a Poppi e riunirà psicologi, assistenti sociali, educatori, insegnanti e figure sanitarie. Tema del 2024 è la gestione dei confini, tra incontro e separazione nella relazione d'aiuto. Per informazioni e iscrizioni, scrivere a Maria Antonietta Calà all'email indicata qui sotto. Fede e scienza alla conferenza europea londinese. Si è svolta a Londra la conferenza europea 2024 dell'Istituto di Ricerca Geoscientifica della Chiesa Adventista. In 50 tra studenti, neolaureati, scienziati e ricercatori sono arrivati da vari paesi, anche dall'Italia. Nei 4 giorni di incontri hanno parlato del ruolo fondamentale della Bibbia nella ricerca scientifica, delle sfide poste dallo scientismo e dal fondamentalismo e di come la visione delle origini influenzi gli atteggiamenti e le azioni in materia di razzismo, di genere, di uguaglianza e di diritti umani. Abbiamo condiviso nuove idee e sperimentato un ambiente di supporto e guida, questo è il commento degli organizzatori. Tirano, una città per giocare 2024. Anche quest'anno Tirano ha avuto una città per giocare. Il 15 giugno la Chiesa Avventista cittadina ha organizzato un pomeriggio di giochi e attività manuali per i bambini. I volontari hanno montato diverse postazioni in piazza Marinoni. I bambini si sono divertiti passando dal biciclettaio al falegname, dal pizzaiolo al laboratorio chimico, fino alla mieleria, alla palestra e ai vigili del fuoco. Una postazione è stata dedicata all'arte sulla pietra. Un volontario ha detto: «Abbiamo fatto il record di partecipazioni, sfiorando i 100 bambini. I ricordi di questi momenti trascorsi insieme rimarranno scolpiti nel cuore». Offerta evangelizzazione con i media. Questo sabato, 14 settembre, si raccoglie l'offerta nazionale per l'evangelizzazione tramite i media. Con programmi radiofonici, televisivi, contenuti online e la pubblicazione di libri, condividiamo il messaggio dell'amore di Dio e offriamo parole di incoraggiamento e speranza. Guardiamo il video realizzato per l'occasione. Oggi la comunicazione ci offre possibilità straordinarie. Grazie ai media possiamo superare le distanze e creare connessioni immediate, raggiungendo le persone con un messaggio di speranza, pace e amore che trasforma la vita. Hope Media Italia ha fatto un passo in avanti. Grazie al nuovo centro media abbiamo nuove opportunità per far brillare la luce del Vangelo in modo ancora più efficace. Attraverso programmi radiofonici, televisivi e contenuti online, condividiamo il messaggio dell'amore di Dio e offriamo parole di incoraggiamento e speranza. Anche la casa editrice ADV porta avanti il suo obiettivo di promozione di uno stile di vita che coinvolge le 4 dimensioni della salute: fisica, mentale, spirituale e sociale. Ma tutto questo non sarebbe possibile senza di te. La tua partecipazione, le tue preghiere e il tuo sostegno sono fondamentali per continuare a diffondere l'amore di Cristo e toccare ancora più cuori. Con il tuo aiuto possiamo sfruttare al meglio questo nuovo spazio e far crescere l'impatto della comunicazione. Unisciti a noi, accendiamo insieme la speranza.
Era l'ultima notizia. Ci salutiamo anche oggi con un testo biblico, è tratto dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 18. E sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Vi rimandiamo al sito hopemedia.it per tutti gli aggiornamenti.